Andiamo, raga, mamma mia, commento colpevole di ritardo. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete mi piace, raga, sti cazzi, Simon, Simon, ti amo, Simon. Raga, partita veramente. Dove ho spaccato tutto a gol del pareggio, chi di noi non ha spaccato niente. Onestamente ci meritavamo una vittoria, non nessuno di noi si aspettava un Milan di questo genere. Ragazzi, a noi ci mancano sei titolari, è vero, anche allo United mancano tre titolari come Pogba, Mata e Rashford, però onestamente i nostri ricambi non sono sulla carta, almeno all'altezza dei ricambi dello United. Luca, che cazzo doveva dire che dovevamo pareggiare al 93esimo su angolo, imprevedibile. Ma ce lo meritavamo anche per il gol annullato, forse misteriosamente al VAR, perché Chessy di mano non la prende su quel tiro che va ad incrociare, assurdo non un gol del genere. In Europa purtroppo le italiane vengono penalizzate, questo lo sappiamo. Però che cosa dire, Milan coraggioso, Milan che pressava alto quando c'era da pressare alto, era più compatto, più corto. Abbiamo visto un Milan molto organizzato, un Pioli che ha studiato benissimo la partita, senza ombra di dubbio. Abbiamo visto soprattutto una squadra, abbiamo rivisto la squadra. Il Milan era già ritrovato con la Roma, l'abbiamo rivisto un attimo Milan col Verona. Con l'Udinese è stata una situazione un po' particolare. Però ragazzi, cosa possiamo dire alla squadra? Partita organizzata da Pioli in maniera perfetta, i ragazzi l'hanno interpretata benissimo e raga, sono quasi senza parole, allibito, perché ok, Manchester United mancano 2-3 giocatori a loro, ma noi ne mancano 6 o 7 ora, raga, di che stiamo a parlare? 6 o 7. Poi stiamo giocando in casa loro, all'Old Trafford, ed è una squadra che in contropiede è micidiale, eh. Il City ne sa qualcosa, il City ne sa qualcosa, che ha perso così. Raga, che dire, ora ce l'andiamo a giocare al ritorno, si può anche uscire, ma se l'approccio è questo, è una squadra che può solo crescere da queste prestazioni, da queste partite, sperando di recuperare qualcuno per la partita di ritorno. Ma Milan stasera meraviglioso, un applauso ai ragazzi, un applauso a Pioli, e parto subito con le pagelle. Donnarumma, gli do 6 meno. Il gol che abbiamo preso, ragazzi, è un errore un po' collettivo, perché c'è innanzitutto la difesa piatta che sale con evidente ritardo e non mette in fuorigioco Diallo, ex Atalanta. Donnarumma si trova a metà strada, dopo un mezzo errore anche suo, e viene scavalcato da questo colpo di testa facile facile. Però non ha dovuto fare chissà che grossi interventi, un paio di tiri da fuori, ma niente di che. Alla fine il Manchester United, ragazzi, ha avuto solo due grosse palle gol. Una come Guy McGuire, difensore che prende il palo a un metro dalla porta, anzi a un metro, a 40 centimetri. E James, che su un cross tagliato, ha buttato fuori. Era anche scoordinato. Per quanto riguarda Calabria, 7 in fase difensiva, perfetto. Due o tre diagonali che ci hanno salvati sui contropiedi dello United. Calabria attentissimo, un cross al bacio per la testa di Krunic che là si mangia il gol praticamente. Ma Calabria ormai è una certezza. Simon Kier, raga, 8. Prestazione maiuscola, prestazione con due palle così. Oltre per il gol, ma è stato perfetto in marcatura su Martial che non ha visto palla. Bravissimo in anticipo Simon, è sembrato il Simon in miglior condizione fisica, quello che abbiamo conosciuto negli ultimi 7-8 mesi. Tomori 7. Grande disattenzione sul gol, ma là è un discorso collettivo, come vi ho già detto. Però ha fatto 2-3 recuperi, ragazzi, anticipi mostruosi, velocissimo. Ha recuperato, chi era il giocatore? Greenwood, mi sa, che se n'era andato sull'esterno, l'ha recuperato con un intervento alla Paolo Maldini quasi. Veramente, veramente giocatore da riscattare a 20 milioni, 28 milioni di euro in affare, perché di sti tempi quei difensori, ragazzi, costano. Bravo, 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 da prendere subito. E lui il titolare con Kier, non Romagnoli. Per
quanto riguarda Dalot, 6 e mezzo, anche lui ottimo, primo tempo specialmente, nel secondo è stato forse più attento alla fase difensiva, però nel primo molto bene, si vedeva che aveva voglia di rivalsa verso il suo ex club che lo reintegrerà a giugno. Per quanto riguarda Mete, raga, Mete ha stupito, Mete ha giocato la palla rapidamente, ha corso tantissimo, si è mosso con intelligenza, giocava a due tocchi appunto, 7. Darei anche 7,5, guardate, ma è stato veramente bravo. Stasera bisogna dirlo, se Mete è quello di Verona e di Manchester United e continua così, a 8 milioni è da riscattare. Kessié, voto 8, mostruoso. Anche lo puoi mettere contro il Verona, lo puoi mettere contro l'Inter, lo puoi mettere contro chi cazzo vuoi in campo internazionale, ma ti sposta il centrocampo avversario. Fa volare veramente i centrocampisti avversari. E aveva Matic e Tominay, il giocatore scozzese, mediano scozzese, McTominay, che sono altissimi e forti fisicamente, ed è stato veramente molto, molto concentrato Frank. Il gol purtroppo gli è stato levato ingiustamente, ma prestazione anche tecnicamente, saltava l'uomo, raga. Verticalizzava, anche tecnicamente sta crescendo tanto, sta diventando una specie di Yaya Touré. Ci manca solo che azzecca più tiri da fuori e abbiamo un centrocampista perfetto. È un mostro, sta diventando che sì. Rinnovo da fare immediatamente. 8. Diaz 6,5, mi è piaciuto anche molto lui. Si è mosso tantissimo, si è sbattuto tanto. Ha giocato anche lui la palla finalmente, rapidamente invece di portarla per chilometri. Dunque, bene. Saelemaekers voto 6,5, per lui un'occasione su un tiro mancino, tanto sacrificio, ha fatto quello che ci aspettiamo da lui, né più né meno. Per quanto riguarda invece Krunic 6,5, mi è piaciuto, si è mangiato un gol, ma a dire la verità ha fatto una partita anche lui fisicamente molto importante, sempre presente, si è fatto sentire, sull'esterno ha giocato meglio del previsto. L'unica insufficienza la do a Leao, che è ok. L'unica azione buona, raga, quando la fa Leao, quando sull'esterno, il 91esimo, parte con i dribbling, ne salta due, guadagna l'angolo su cui andremo a segnare. Per dire che Leao è un'ala, sicuramente non è agevolato nel giocare a punta, però la partita 5,5 di come vuoto, ha perso troppi palloni anche lì, ma sono convinto che se lo sposti sulla fascia cambia il discorso e può diventare una grande ala. Per quanto riguarda i subentrati, Casillejo senza voto, Kalulu gli do 6, è entrato molto bene, ha sbagliato soltanto i due o tre corsi che ha dovuto fare, però per il resto è un ragazzo che ha 19 anni, 20 anni, crescerà. Dunque, raga, forza, col coraggio, con determinazione e consapevolezza, perché questo è un punto, è un pareggio che ti dà consapevolezza mentale in Europa ed esperienza. E giochiamocela al ritorno sperando con Rebic, Teo e ciò in più. Ciao ragazzi, un abbraccio, forza mia.